Siamo qui al Surfscape Film Festival, al secondo giorno che registriamo le nostre interviste qua. Abbiamo Fiumani. Ciao. Artista e designer, hai uno stand qui che stai preparando delle tavole, ho visto prima. Sì, sì, c'ho due canvas in esposizione e una tavola con un LED, un serpente LED che bellissimo, fa da spirale. Mi piace moltissimo, sì, sì, l'ho notato. Mi sarebbe perfetto in studio. Wink wink. Wink wink. Come è stato tipo in un festival di surf skate fare un oggetto artistico che è il quarter che hai disegnato sopra, sì. E poi non si poteva skateare in quel momento, mi sa, la roba, quindi cercare di tenerli lontani gli skater che sono sempre molto teraci. Sì, no, in realtà non si poteva skateare, non tanto per la mia pittura, perché in realtà il pinto quarter da una vita e tutta la gente ci skata sopra, è quello che si deve fare in realtà. Sì. Quindi esatto, sì. Non avrebbe senso. Il problema era la parete in controplaccato che era dietro, che non era stabile, quindi comunque sia quando vai su quarter, non avendoci una distanza tra il quarter e la parete, lo skate tranquillamente batteva contro la parete, tutta la parete tremava con tutti gli artwork, non solo miei, anche okay, quella degli altri. No, disastro. Quindi lì c'è stato un attimo un momento di panico paura che poi si è risolto con l'organizzazione che Eh sì, perché gli skate vedono un quarter e ciao. Giustamente la persona del quarter c'ha voglia di skateare, però ecco, c'era troppo materiale dietro per sì, rischiarla. Super, io stavo guardando un po' i tuoi lavori e cioè, sì, hai uno stile molto quasi childlike, no? Cioè uno schizzo molto libero, sì, molto, cioè, quasi infantile, ma cioè, con tanto pensiero dietro non si vede, no? È molto sì, bello, molto sì. Raccontaci un po' del tuo percorso, cosa ti portate qui? Ok, il percorso è nato quando avevo forse 12-13 anni, che ho iniziato a skateare, ho iniziato a customizzare le prime tavole all'epoca e poi è finito in strada, chiaramente all'epoca io sono d'Ancona, di Osimo in provincia d'Ancona, non c'erano strutture, quindi tutta la crew, io incluso, skatavamo tutti quanti in strada e automaticamente i disegni si sono poi trasportati in strada e quindi ho iniziato a giocare all'aria con le bombolette in strada. Poi a 18 anni sono andato via, e sono andato in Australia e lì ho iniziato a prendere più seriamente questa passione che prima era un po' un gioco e ho iniziato a cercare di lavorare sempre più seriamente nella questione canvas e esplorare anche il mondo digitale. E quindi praticamente con il tempo si è un po' formato questa simbiosi tra street art, disegno grafico e pittura su tela. E anche se poi c'ho una vertente estremamente legata alla sperimentazione, quindi mi piace molto sperimentare soprattutto in strada. Adesso per esempio sto sperimentando una cosa che non è qua presente nel festival, che è fatto è fatto praticamente, passo delle gran giornate in mezzo all'immondizia. Okay. Prendo l'immondizia e ci costruisco delle superfici praticamente sulle quali poi pitturo. Ah, fantastico. E, sì. Quindi il riciclo e l'ecologia è molto presente nei tuoi lavori, ma è una cosa che è sempre stato così o è soprattutto nell'ultimo periodo che hai deciso di prendere questo percorso? Sì, è sempre stato presente un lato sociale, diciamo che mi è sempre piaciuto immaginare l'esperienza artistica come una cosa che ha un ruolo sociale, cioè per me l'arte deve avere un ruolo sociale. E quindi ho sempre parlato di alcuni temi, a volte psicologici e sociali, cioè sulla psicologia di come si evolve una società, e altre volte più mirati sull'ambiente, perché comunque sia facendo surf da tanti anni passo molto tempo in spiaggia e ci tengo dare il mio contributo in maniera che la gente si senta minimamente responsabile per quello che sta succedendo al giorno d'oggi.
E quindi sì, direi che è stata una cosa sempre presente, inizialmente in maniera molto superficiale, e al giorno d'oggi è il core, di quello che faccio, diciamo. È un bel messaggio, è importante, soprattutto in questo periodo dove, cioè, la gente non pensa, cioè, abbastanza. Sì, sì. E l'arte deve, portare sempre il pensiero, il zeitgeist delle persone verso il miglioramento in generale, sì, no? Allora sì. se in qualche modo spingi questi pensieri, secondo me è solo un bene. Sì, sì. Io ho fatto adesso ho avuto un'esposizione a febbraio, perché vivo a Lisbona da 8 anni, ho fatto un'esposizione adesso a febbraio 2019 a Lisbona, in Marvilla, in una warehouse che si chiama Todos. E ho fatto un'installazione dove ho preso una bicicletta statica, le ciclette delle palestre, praticamente, però vecchissima, degli anni 60, che è bellissima. E davanti ci abbiamo montato un pannello dove si illuminavano delle parole che componevano una frase che era «Tegni in me todas las responsabilidades del mondo», che significa «ho in me tutte le responsabilità del mondo», che è una frase di Fernando Pessoa, che è uno scrittore portoghese, che in realtà aveva detto «tegni in me todos os sonhos do mundo», tutti i sogni del mondo. Secondo me al giorno d'oggi non dobbiamo più parlare tanto di sogni, ma di responsabilità, quindi cercare di essere responsabili delle nostre azioni, poi ognuno la vede come meglio crede. No, è una cosa che viene fuori anche, noi seguiamo tanto Jordan Peterson, che è un... Ah, sì. 12 Rules for esatto, Life. Bravissimo. Sì. La responsabilità per lui è la prima è chiave, cosa, no? Sì, esatto. Sì. Cioè, questa cosa, secondo me, cioè, aiuta molto. Nel momento che tu prendi la tua responsabilità, che porti avanti il tuo percorso, cioè... puoi solo edificarti un attimino. Sì. Se vai soltanto per l'edonismo e chi se ne frega di quello che succede, certo, allora lì poi forse hai un minimo di cioè non hai fondamenta sotto, no? Che poi detto questo, avevamo avuto prima Rory Russell, il surfer, che sì, lui è l'edonista per eccellenza, cioè, secondo me responsabilità lui ne ha fatte proprio pochissime, ma sai, come dice lui, è un prodotto del suo environment. Cioè, credo che al North Shore dell'Hawaii, se ti imbocchi bene in una certa direzione, puoi anche non preoccuparti più di tanto. Però per gli altri, secondo me, dobbiamo anche essere un minimo di attenti. Sì, credo che la cosa bella che sta venendo fuori qua anche nel festival è che la giunzione del surf e dello skate. Secondo me lo skate ci ha sempre avuto un carattere estremamente attivo sul sociale. Cioè, comunque sia molti degli artisti che hanno un DIY skateboarding background sono sempre stati attenti a alcune tematiche, diciamo. Nel surf forse era molto più edonista come cosa anticamente, anche perché non c'era forse la montagna di plastica che c'è al giorno d'oggi, che se vai fai un'immersione a Bali probabilmente vieni fuori con la muta di plastica. È caldo, con la muta di plastica. E quindi fondamentalmente penso che al giorno d'oggi questi due mondi si stanno incontrando anche su questo punto di vista. Che io nel quarter che ho pintato qua ho usato una frase che è protect and survive, che è proteggere l'ambiente per poter comunque sopravvivere, che poi in realtà mi sono ispirato in un pamphlet che è stato fatto dal governo americano e dal governo inglese a fine degli anni 70 inizio degli anni 80, che ha inviato a ogni cittadino inglese un documento che spiegava come proteggersi in caso di attacco nucleare. Fantastico, sì, sì, sì. Che volevo chiederti, perché avevo letto di questa cosa qui, che è una cosa panico totale. Che io non sarei, cioè, forse dovrebbero ogni tanto, ogni 15 anni, far girare un pamphlet così, perché cioè, è dietro l'angolo, basta un pazzo. Cioè, noi ci siamo dimenticati della potenza del nucleare, perché siamo molto distanti. Sì. I nostri genitori effettivamente non l'hanno vissuto, l'hanno vissuto i nostri nonni, un minimo, cioè, vedendo quello che è successo. Cioè, noi siamo troppo lontani e ci stiamo dimenticando che, cioè, se gli americani o i russi o un terrorista o qualcosa fa scappare una bomba,
cioè, dobbiamo pensarci queste cose qua. Sono anche pochi film sul pazzo terrorista che fa. Sì, è uscito proprio dall'immaginario delle persone. Ma no, una bomba nucleare. Adesso è più tipo cose che vengono dallo spazio. Oppure robe chimiche. Sì. Anche se comunque sono ancora puntati là i missili. Sì, infatti, quello, sono tutti puntati. Cioè, abbiamo tutti quanti. È come essere in una stanza dove tutti hanno le pistole addosso. E in mezzo ci sono dei bambini che giocano ignari di quello che sta succedendo. Sì. Cioè, dobbiamo tornare a quella sana, come si dice, responsabilità, scetticismo anche forse nei poteri che ci sono attorno, e capire che ok, ragazzi, potrebbe capitare in qualsiasi momento. Sì. Questa roba qui forse è meglio cominciare a riprendere in mano quel discorso di smantellare e ripostare via tutto quanto. Cioè, tutti i missili, facciamo forse un bel tappetino di cemento sopra e via. Elon Musk spedirli da qualche parte. Esatto. Forse arrivano e esplodono su un pianeta inabitato, cazzo, poi parte un'altra roba. Deve spedire tutto al sole, tanto lì brucia tutto. In effetti. Io lo farei. Io metti tutto nella monnezza, le cose, tanto tutto quello che c'è viene dalle stelle, no? Lo metti su un bel missile, Elon lo spedisce su e lo mandi verso il sole. Da paura. Fatto. Abbiamo appena risolto il problema dell'inquinamento. Tu avrai qualche problema a trovare supporto per l'arte, però è un bel problema da avere. Sì. Dopo tocca che vada al sole. Esatto, si spedisce. Buone. E altri progetti, cosa stai lavorando adesso? Adesso sto lavorando forte su questo discorso plastica. Mm-hmm. Sto producendo dei primi lavori da portare in strada, che appunto sono composti da plastica, e il primo lo installo qua oggi, tra poco. Okay. Farò la prima esperienza e poi sto lavorando continuo a lavorare comunque sia in un canale più legato al mondo, diciamo, del design, perché comunque sia l'arte mi devo appoggiare ancora da qualche parte. Certo, sì. E poi butto molta energia nella ricerca in generale, sia a livello psicologico, filosofico, quindi nel concept che sto creando durante gli anni, e nel messaggio che voglio passare, in quello che credo sia giusto, e al tempo stesso nella tecnica di come fare le cose, quindi se usare una vernice piuttosto che un'altra, quella sfera, certo, tecnica, diciamo. Sì, che devono sempre... Sì. Mischiarsi bene insieme le due cose, il concept e la realizzazione sono, cioè, se uno dei due non è forte, sì, viene a perdere l'opera per forza. Sì, devono sempre coincidere, come nel caso di questa opera che vorrei mettere qua oggi. È una cosa che va attaccata alla parete, e quindi la soluzione più semplice sarebbe stata incollarla, però non posso incollarla perché automaticamente sto usando un prodotto che è controcorrente con quello che in realtà sto dicendo. Certo. C'è sempre da capire bene come. Solo che poi il prodotto, la forma che sto utilizzando è troppo pesante. Sì. E quindi sì, perché io normalmente faccio street art, ho fatto tanti anni street art con posters fatti in casa e poi incollati con colla che mi producevo in casa con la farina. Però in questo caso specifico non regge, ho fatto dei test, è troppo pesante la plastica, i vari strati di plastica, quindi devo trovare altre soluzioni. Oggi ne testo una che è quella più ovvia e vediamo come va. Proprio una sperimentazione continua anche il giorno della mostra. Sì, sempre. Ma invece il pamphlet, che quello della protezione contro l'attacco nucleare. Sì. L'hai trovato mentre cercavi altra roba o come l'hai trovato? L'ho trovato, se non mi inganno, ho visto un flyer degli anni 90 di una band punk, che non mi lembro qual era, e avevo letto sto Protect and Survive, ho detto cazzo che bella quote, protegge e sopravvivi. E ho iniziato a fare ricerca e ho scoperto che esisteva questo pamphlet, che poi tra l'altro l'introduzione del libretto è bellissima, perché ti dice: se sei una persona minimamente ansiosa o stressata,
passa questo pamphlet a un altro householder. Non continuo a leggere, sì, perché ci sono cose tremende dentro. Poi ho visto delle scansioni del del pamphlet che è pauroso. Tipo, ti dicono: allora, nel caso hai un morto in casa che è stato contaminato da radiazioni, cosa devi fare? Ogni personaggio nella tua casa deve riuscire a collezionare 60 galloni d'acqua. Che ti dà l'equivalente di X giorni di sopravvivenza, cioè proprio panico, immagina, no? Che te da un giorno all'altro ricevi nella tua casella postale a Milano una roba del genere, dicevo, sì, cosa sta succedendo? Mamma mia, 10 anni dopo il blitz. Dico, no, anche questo è un disastro. Poi l'idea è stata quella: ok, l'attacco nucleare esiste ancora, però non è più parlato, va bene. Però c'è anche un altro fattore adesso che lo rende moderno, il protect and survive, che è questa questione ambientale. Quindi comunque sia c'è da proteggere per poter sopravvivere. E si parla dell'ambiente, dei nostri abiti e costumi, diciamo. Esatto, perché sì, il mondo andrà avanti anche se noi ci portiamo all'autodistruzione. Cioè, certo. Svilupperà altre forme di vita finché non c'è la morte del sole e via, cioè, però noi, se vogliamo sopravvivere come specie umana, dobbiamo risolvere i nostri cazzi, sì, per forza, perché sennò, cioè, il mondo ci fa fuori. C'è un libro bellissimo di Jared Diamond che parla di Rapa Nui, dell'isola di Pasqua, sì, certo. E quindi come si è sviluppata la società nell'isola di Pasqua e come si è autodistrutta. E lui fa proprio un parallelismo sul libro e si chiede: sarà che la nostra società sta ripercorrendo quello stesso cammino che ha fatto nell'isola di Pasqua, una società in scala? Io sì, più o meno. Che praticamente per fare le teste dell'isola di Pasqua, per spostarle, tagliavano le palme. Ah, esattamente. Usavano le palme per rollare le teste e metterle in posizione. Solo che poi è partita la gara di chi ce l'ha più grosso. Esattamente. E hanno tagliato tutte le palme ed ha distrutto l'ecosistema dell'isola, diventata inabitabile. E loro sono diventati cannibali, tra l'altro. Sì. Sono iniziati sì, perché era scomparsa tutta il materiale per poter sopravvivere, quindi il legno, e poi era scomparsa tutta la come si dice, la fauna, sì. E quindi sono trovati, quando gli olandesi sono arrivati là, c'era del cannibalismo. Captain Cook è stato mangiato, mi sembra, no? Chi? Cook. Non so. Uno dei stato mi sembra lui, mi sembra lui. mi ricordo se era lì al ritorno, forse l'hanno beccato. E sì, è stato. E poi non erano solo teste, adesso hanno scoperto che hanno sotto tutto il corpo. Perché poi bruciavano i corpi sotto le teste, e la testa era il simbolo della famiglia. Quindi è proprio, secondo me, la storia di quello che è successo a Rapa Nui è un bel esempio del comportamento umano. Fuori di testa, sì, facciamo. È un'idea geniale, ragazzi, farò una testa. E poi anche lì, come hanno fatto a fare quelle statue, cioè, sì, cioè, sono pazzi, sono enormi. Sì, il mito era molto sul trasporto, perché la roccia veniva dal centro dell'isola, quindi poi gli antropologi. Cioè, sbregoni in italiano. Che noi siamo le persone sbagliate per l'italiano, perché è la nostra prima lingua inglese. Allora, no, che io vivo ormai da tanti anni fuori, e quando parli italiano dico: ma si dice? Sì, infatti, anche noi in continuazione. Per forza, effettivamente, è tutto un riciclo. Sì, non capivano come hanno spostato queste teste o questi corpi, perché dicevano: non ci sono alberi, non c'è un cazzo. Esatto. E quindi hanno fatto, poi dopo hanno capito che si sono annientati proprio dovuto a sto trasporto. Fantastico. Come, da che ora allora fai il tuo intervento qui? Sì, faccio adesso qua un intervento, non so se proprio qua sulla vostra cabina. Perché no? Non sarebbe male, anzi, c'è un po', manca un po' di carattere. Qua fuori magari. E poi vado a finire, c'ho ancora una tavola da pitturare e vado là dentro tra poco a chiudere la collection. Non so, vuoi spingere qualche altro progetto che stai facendo?
Un Instagram, un sito? Sì, c'è tutto, tutto quello che sto facendo è normalmente fuori su fiumani.it e su fiumani underscore su Instagram, e lì più o meno metto fuori vari progetti che sto, sui quali sto lavorando. E quindi sì, se qualcuno ha interesse può andare là a vedere un po' quello che sta succedendo. Da paura. Grande Fiumani, grazie di essere venuto. Grazie mille, grazie a voi. Ciao, grazie, ciao.